Eccellenza Reverendissima, è un onore, una gioia accoglierla questa sera nella Chiesa Metropolitana di San Lorenzo per questa serata in cui lei viene a parlarci di Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per vocazione. Questo incontro, in questa sera della terza domenica di Quaresima, si inserisce nell'ambito delle celebrazioni diocesane per l'anno paolino e si coordina con tre serate, le tre serate di cattedrale aperta che da novembre a febbraio ci hanno accompagnato con la riflessione ad altissimo livello sul tema della laicità. In quelle serate la nostra cattedrale si è riempita e anche stasera ci sono tante persone. È bello questo. Ne rendiamo grazie al Signore ed esprimo anche la soddisfazione personale dell'Ufficio Cultura che ha organizzato questo incontro insieme alla sezione genovese della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Lascio quindi adesso la parola per una breve introduzione al preside della sezione, Monsignor Marco Doldi. Grazie. Era la sera della vigilia della solennità dei santi Pietro e Paolo dello scorso anno e Benedetto XVI iniziava la solenne liturgia nella basilica fuori le mura con qualche novità. Intanto entrava processionalmente attraverso la porta paolina. E poi era accompagnato dal patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo I. Con questo gesto il pontefice apriva ufficialmente l'anno dedicato all'apostolo Paolo, così come aveva annunciato nel 2007. Il motivo era la ricorrenza del bimillenario della nascita dell'Apostolo e delle genti. Però questo non doveva risolversi in una revocazione meramente storica. Paolo, spiegava il Santo Padre, vuole parlare con noi oggi. E l'anno paolino è un'occasione privilegiata per ascoltarlo e per apprendere da Lui, quale nostro Maestro, la fede e la verità, in cui sono radicate le ragioni dell'unità tra i discepoli di Cristo. L'evento che stiamo vivendo, infatti, ha, secondo l'intenzione del Papa, una chiara dimensione ecumenica. E così lo ha anche inteso il patriarca Bartolomeo I. Invitato a tenere l'omelia in San Pietro, il giorno dopo, 29 giugno, ha affermato come il dialogo teologico tra la Chiesa cattolica e quella ortodossa proceda in fede, verità e amore, grazie all'aiuto divino, anche al di là delle notevoli difficoltà. E rivolto a Benedetto XVI diceva: desideriamo veramente e preghiamo che queste difficoltà siano superate. Tale desiderio sappiamo bene essere anche il vostro, come siamo anche certi che la vostra santità non tralascerà nulla lavorando di persona verso un positivo completamento, a Dio piacendo, dei lavori del dialogo. Anche per il Patriarcato di Costantinopoli il 2008 è stato l'anno paolino. In questi mesi Benedetto XVI non ha fatto mancare la sua parola per tratteggiare la ricca fisionomia dell'Apostolo, attraverso specialmente le catechesi del mercoledì.
Analogamente, nelle diverse diocesi del mondo, pastori e fedeli si sono ritrovati per conoscere maggiormente l'Apostolo e soprattutto per avvicinare meglio attraverso di lui la profondità del mistero di Cristo. Proprio perché Paolo non trasmette se stesso, ma colui che lo ha conquistato. Anche noi questa sera ci ritroviamo nella nostra chiesa cattedrale, attorno a San Paolo, fedeli alla prospettiva che la chiesa genovese ha recentemente scelto, quella del dialogo con tutti. Gli incontri di cattedrale aperta sono andati precisamente nella direzione del confronto con la città su tematiche oggi significative per il bene comune. Paolo si è confrontato con le culture del tempo, quella di provenienza e quella dei gentili, nel desiderio di far giungere Cristo e la sua luce a tutti. In questo senso, la scelta prioritaria per la cultura, vissuta anche dalla Chiesa italiana, trova in Paolo un modello e un ancoraggio. Sono lieto ora di presentare Sua Eccellenza Monsignor Gianfranco Ravasi, nato nel 1942 a Merate Lecco. È stato ordinato sacerdote della diocesi milanese nel 1966. Nel 2007 è stato consacrato arcivescovo da Papa Benedetto XVI. Esperto biblista ed ebraista, è stato prefetto della biblioteca Pinacoteca Ambrosiana di Milano e docente di esegesi dell'Antico Testamento alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Attualmente è presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, delle Pontificie Commissioni per i Beni Culturali della Chiesa e di Archeologia Sacra. La sua vasta opera letteraria ammonta a circa 150 volumi, riguardanti soprattutto argomenti biblici e scientifici, con eccezionali interpretazioni della parola e della valenza poetica dei testi sacri. Tra queste vanno ricordate le edizioni curate e commentate dei Salmi, del Libro di Giobbe, del Cantico dei Cantici e di Coelet. Molto noti al grande pubblico sono i libri come Breve Storia dell'Anima del 2003, Ritorno alle Virtù 2005, Le Porte del Peccato 2007, Le Parole e i Giorni, Nuovo Breviario Laico dello scorso anno. Nel corso della sua attività, Monsignor Ravasi ha voluto ripensare ciò che era stato già indagato e meditato durante la lunga avventura del pensiero umano, a partire dalle culture primitive e dalle antiche civiltà, sviluppando però un intenso dialogo anche con la società contemporanea. Inoltre, Monsignor Ravasi collabora a giornali e cura trasmissioni televisive. Conduce la rubrica domenicale Le frontiere dello spirito su Canale 5. Ha curato la nuova edizione in più volumi della Bibbia per Famiglia Cristiana. Collabora a Il Sole 24 Ore e ha tenuto per 15 anni
la rubrica Il Mattutino sul quotidiano Avvenire. È sostenitore del dialogo tra etica laica e morale religiosa, unisce alle competenze esegetiche eccellenti doti di comunicatore. Le sue conferenze sono seguitissime ed è assai apprezzato dal pubblico per la sua capacità di trasmettere i valori cristiani all'uomo contemporaneo. Siamo lieti ora di ascoltare Sua Eccellenza, che parlerà di Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per vocazioni, ritratto spirituale e culturale dell'apostolo delle genti. Grazie. Vorrei innanzitutto ricambiare questo saluto così sontuoso che mi è stato rivolto e ringraziare il Cardinale Arcivescovo di Genova per questa straordinaria occasione che mi dà di essere qui con le autorità, ma con tutta la comunità, con questa comunità così affollata di persone nell'interno di un orizzonte così mirabile come quello della vostra cattedrale. Proprio per questa atmosfera di affetto, di amicizia, vorrei fare con voi attorno a una figura così imponente come quella di Paolo una riflessione molto semplice, immediata, che vorrei rappresentare idealmente in tre momenti che sono come quasi tre lineamenti della figura dell'Apostolo che si definisce appunto servo di Cristo nella titolatura della lettera ai cristiani di Roma. Inizio subito con il primo tratto, il primo lineamento, ed è qualcosa un po' di sconcertante, devo dire, qualcosa che è inchiodato anche, dobbiamo riconoscerlo, nelle menti non soltanto di molti che conoscono vagamente la figura di Paolo, ma anche di molti credenti, probabilmente anche nelle vostre stesse menti. Paolo, il ritratto di Paolo è tendenzialmente il ritratto di un intellettuale, di un teologo astratto, il quale ha in sé tutte le caratteristiche e tutti i limiti dell'intellettuale, freddo, razionale, distaccato, inesorabile. Vorrei adesso leggervi una definizione di apertura dell'Apostolo Paolo fatta da uno studioso dell'Ottocento, molto discusso allora, ora dimenticato, Ernest Renan, il quale aveva scritto nel 1869 un Saint Paul, un ritratto dell'Apostolo, che cominciava con queste parole. Il vero cristianesimo che durerà eternamente viene dai Vangeli, non dalle epistole di Paolo. Gli scritti di Paolo sono stati in verità un pericolo e uno scoglio. Sono stati la causa dei principali difetti della teologia cristiana. Paolo è il padre del sottile Agostino, è il padre dell'arido Tommaso d'Aquino, è il padre del tetro calvinista, del bisbetico giansenista. Gesù invece è il padre di tutti coloro che cercano il riposo delle loro anime, delle loro menti e dei loro cuori. Ecco, questa definizione di Paolo, anche se palesemente esagerata, è però in qualche modo una componente diffusa. Tant'è vero, dicevo, che anche quelli che sono lontanissimi dal nostro mondo,
dal mondo del cristianesimo o comunque da un orizzonte come quello che noi pratichiamo, sono tentati di applicare questa definizione a Paolo. Vi faccio due esempi provocatori, scandalizzanti quasi. Antonio Gramsci, il nostro Antonio Gramsci, definiva Paolo il Lenin del cristianesimo. E dall'altra parte un filosofo così importante come è stato nell'Ottocento, Nietzsche, aveva coniato per Paolo una parola così terrificante da cancellarlo dall'ambito delle pagine cristiane. Di contro agli evangelisti, gli annunziatori di una buona notizia, c'è, diceva Paolo, che è un disangelista, colui che annuncia una cattiva notizia, la notizia del peccato, del male, della miseria dell'uomo. Ecco, io vorrei invece proprio che questa sera, se mai c'è l'idea di un Paolo che è rigidamente e frigidamente intellettuale, se c'è questa idea, che questa idea venga smitizzata. E venga smitizzata non perché riduciamo Paolo ad essere un vago predicatore, ma perché vediamo come il suo pensiero in realtà sia un pensiero che tocca le corde profonde dell'essere umano, che perlustra gli orizzonti della nostra esistenza in tutte le sue dimensioni nobili e gloriose, ma anche misere e tragiche. In questo primo elemento, una specie di piccolo abbozzo della sua figura, io vorrei ricordare, sulla base anche di quanto è stato detto in maniera molto raffinata all'inizio dal preside della vostra facoltà teologica, Paolo è stato figlio di tre culture e queste culture lui le ha vissute in pienezza. Certamente, usando un sistema e creando un sistema anche di pensiero, con un suo rigore. Tant'è vero che la decifrazione piena del suo stesso epistolario creava difficoltà fin dalle origini, se è vero che nella seconda lettera di Pietro noi leggiamo queste parole, seconda lettera di Pietro 3,16. Nelle lettere del nostro carissimo fratello Paolo ci sono alcune cose difficili da comprendere e gli ignoranti e gli incerti le travisano al pari di altre scritture. È significativo questo inciso. Paolo era già considerato probabilmente alla fine del primo secolo, data in cui si colloca la seconda lettera di Pietro, lo si considerava già al pari delle altre scritture, quindi una parola ispirata, ma al pari delle altre scritture, ignoranti e incerti, le travisano a loro detrimento, a loro rovina. Ecco, Paolo è un uomo di cultura che ha nell'interno del suo pensiero tutte le difficoltà che comporta una elaborazione intellettuale, ma poi vedremo, questa elaborazione non resta al di sopra delle nostre teste o al massimo nell'interno dei nostri cervelli. Tre culture, la prima è fuori di dubbio l'ebraica. Paolo è profondamente ebreo, anche quando diventa cristiano. Basterebbe leggere soltanto i capitoli 9 e 11 della lettera ai Romani.
Basterebbe soltanto vedere, come hanno fatto alcuni studiosi, hanno dimostrato che la sua argomentazione sente della sua formazione alla scuola di un grande rabbino come Gamaliele. Egli agli amatissimi cristiani di Filippi, di questa città della Macedonia, è la comunità che egli più ama, come quella che più la fa soffrire e che lo fa soffrire e che più qualche volta detesta anche quella di Corinto. Ebbene, a questa comunità con orgoglio dice: io sono, se qualcheduno dei giudei ha qualcosa contro di me, deve ricordare che io sono, Filippesi 3:5, circonciso l'ottavo giorno, sono della stirpe di Israele, sono della tribù di Beniamino, portava il nome del famoso re, primo re di Israele, che era della tribù di Beniamino, Saul. Ebreo da ebrei, quindi col pedigree perfetto, e fariseo secondo la legge. La purezza quindi di una formazione ebraica. E questa componente egli non la dimenticherà mai, perché è la stessa componente, come egli dice, del Cristo secondo la carne. Ed è per questo che egli dirà: anche quando io, che divento l'apostolo delle genti, dei gentili, che va dai pagani, che rompo l'orizzonte della piccola città di Gerusalemme, del perimetro giudaico, io però continuo a ricordare che voi pagani siete stati innestati in quella santa radice che era Israele. Tant'è vero che lui ricorre, come ben sapete, sempre nella lettera ai Romani, a un'immagine che è una provocazione dal punto di vista botanico, vegetale, quando dice che di solito quando noi dobbiamo innestare un albero selvatico, appunto, mettiamo un innesto dell'albero fruttifero, buono. Ebbene, dice, invece nel regime della fede è avvenuto il contrario, perché voi pagani, l'oleastro, l'olivo selvatico, è stato innestato nell'olivo sano e santo, che era Israele. Secondo, però, Paolo è anche profondamente un greco. Lo vedremo anche questa sera. Io spero di avere il tempo di poter fare, vorrei fare una sfida con voi, anche per quelli che non sanno una parola di greco, se non quelle derivate nell'interno della nostra lingua, e cercare di costruire un minimo di questo sistema profondo e vitale di Paolo col suo linguaggio, col greco. Quel greco che egli ha plasmato, ha forgiato. Egli prende la lingua greca e riesce a trasformarla e a farla diventare la lingua del cristianesimo. Fa una operazione di inculturazione fondamentale, decisiva. E questo sarà l'elemento che vedremo dal vivo, quasi nell'interno del suo linguaggio stesso. Ma come vedete, con questa operazione egli apre le frontiere. Non è più una lingua come poteva essere l'aramaico, l'ebraico, una lingua di una sperduta provincia dell'impero parlata da un pugno di uomini. Ormai egli usa la lingua dell'impero. In pratica l'inglese di oggi, la lingua che era superiore al latino come diffusione, che era usata a livello popolare anche a Roma. E quindi egli opera questa grande immissione del cristianesimo nelle nuove coordinate culturali, universali. Terzo, egli rimane anche inesorabilmente e sistematicamente un romano, per questa sua particolare cittadinanza di Tarso.
Tra parentesi, a proposito della cultura greca, forse non è spesso detto, ma San Paolo cita nell'interno delle sue lettere due autori e uno nell'interno di un discorso che è registrato negli Atti degli Apostoli al capitolo 17 di Luca, degli Atti degli Apostoli di Luca, cita tre autori classici. Cita Arato di Soli, di lui stirpe noi siamo, nel discorso che tiene all'Areopago di Atene. Cita Menandro, nella prima lettera ai Corinzi, quando parla delle cattive compagnie che rovinano i costumi, corrompono i costumi, e nella lettera a Tito cita Epimenide di Cnosso, un autore marginale che ironizzava sui cretesi. Ma al di là di questa cultura greca c'è la romana, c'è la dignità romana, questo appellare inesorabilmente e costantemente alla Cassazione imperiale. Non essere giudicato da altri tribunali sulla base della sua cittadinanza romana. Ed ecco allora la tradizione che poi intesserà, inventerà, secoli dopo, probabilmente 2 o 3 secoli, inventerà un epistolario tra Paolo e Seneca, il grande maestro dell'etica pagana. Paolo quindi sente che anche quel mondo, il mondo della politica, era un mondo nel quale il cristianesimo doveva entrare, e provate a leggerlo, sentire la sua voce, leggendo il capitolo 13, i primi 7 versetti del capitolo 13 della lettera ai Romani, quando egli formalizza il discorso civico nei confronti dell'impero e l'impegno fiscale. Il rispetto dell'impegno fiscale. Non dimentichiamo che in quel tempo imperatore di Roma era Nerone. Queste tre culture, vedete, ne fanno un uomo polimorfo, dalle molte iridescenze, ma tutto questo ha un nodo d'oro che unisce queste dimensioni, questi volti differenti. E il nodo d'oro è quella grande svolta, la svolta della via di Damasco, e porta un nome, Cristo. Se stiamo alla semplice statistica, dobbiamo dire che Paolo è fondamentale nel Nuovo Testamento. Pensate che il Nuovo Testamento è stato diviso successivamente in 5.621 versetti. Ebbene, 2003 sono di Paolo. Nell'interno di questo spazio già rilevante, teniamo conto che il nome di Gesù Cristo è evocato nel Nuovo Testamento all'incirca 560-600 volte più o meno, nelle varie forme. Paolo ne occupa 400. Cioè Gesù Cristo è la parola, il termine che quasi costella ininterrottamente il suo dettato, e tutto è in quel momento. A proposito di questo momento, io vorrei fare solo una nota: il Paolo cristiano, quindi colui che unisce il Paolo ebreo, perché il Paolo cristiano è incomprensibile senza il Paolo ebreo, il Paolo greco, nei cui confronti egli lancia la figura di Cristo, e il Paolo romano, che è alla fine illuminato da Cristo. Ebbene, Paolo descrivesi la sua vocazione, il suo trapasso, la sua conversione, diciamo noi. La descrive però quasi sempre ricorrendo, 3-4 volte, ricorrendo al massimo un verbo o un avverbio, prima ero, poi, ma c'è, agli amati filippesi sempre, c'è una definizione, una descrizione dell'esperienza di Damasco, della via di Damasco, che egli rappresenta in maniera folgorante.
con un solo verbo greco. Voi sapete che la vicenda della via di Damasco, accecamento e così via, è nella narrazione degli Atti degli Apostoli di Luca, per tre volte negli Atti degli Apostoli. Paolo nelle sue lettere una sola volta in maniera incisiva. E devo dire che ho avuto un'esperienza proprio una settimana fa, particolarmente sorprendente, per vedere che questa rappresentazione poteva incidere in maniera sorprendente nell'interno dell'arte. Paolo dice: io sono stato, e usa il verbo catalambano, cioè impugnato, letteralmente preso dal basso verso l'alto. Catalambano. Quindi impugnato, quindi afferrato, quindi ghermito. È una mano che mi ha preso e mi ha tolto da dove ero prima. Bene, io una settimana fa ero a parlare, proprio una meditazione, una riflessione per la Quaresima, ai dipendenti dei Musei Vaticani, alla mattina. Finito quello, mi hanno portato, l'amico che è direttore, Paolucci, mi ha portato a visitare i restauri della Cappella Paolina, che sta adesso in restauro, con quei due immensi affreschi, le due grandi pareti affrescate da Michelangelo. Vocazione di Paolo e morte di Pietro. Ebbene, sono salito sulle impalcature, vedendo da vicino poi i lavori, i ripensamenti, poi il fatto che Michelangelo avesse lasciato per un anno intatta quell'opera per riprenderla poi. Sono salito ed ecco, Paolucci mi dice: quello che lei diceva, che tu dicevi poco fa, eccolo ora qui. Michelangelo non sapeva nulla del greco, probabilmente di Filippesi, ma c'è, e lo avrete forse qualche volta occasione di vederlo, c'è Paolo naturalmente in basso, sopra c'è un Cristo che scende anche in prospettiva problematica dall'alto, ed è una mano che scende, una mano che sta per afferrare Paolo, solo quello. Non c'è tutta la coreografia della luce, nulla. Quella mano, ecco, quella mano, la mano di Cristo, ha segnato la svolta radicale dell'Apostolo. Nel 1926, Franz Werfel, uno scrittore di origine ebraica tedesco, ha scritto un dramma, di origine ebraica, un dramma intitolato Paolo tra gli ebrei. E l'ultima scena è così concepita. C'è Paolo che incontra per l'ultima volta il suo maestro, Gamaliele. E Gamaliele lo implora, gli dice: tu eri il mio discepolo prediletto, tu eri la speranza del giudaismo. E allora, segui pure Gesù di Nazareth, ma per la nostra libertà, per l'amore per il nostro popolo, tu devi solo confessare: Gesù è un profeta, un sapiente, un uomo grande di Dio. Di soltanto questo. E Paolo, mentre il maestro cerca di abbracciarlo, lascia cadere le braccia e se ne va in silenzio. Non può accettare questa riduzione di Cristo, perché Cristo per lui era il principio fondamentale dell'esistenza in quanto figlio di Dio. Secondo momento della mia riflessione, quello più difficile ora, tentiamo di farlo, cioè la teologia di Paolo. Nessun teologo oserebbe fare un riassunto come quello che faccio io questa sera, perché francamente è una semplificazione. Però è il tentativo di cercare di entrare in quel cuore, pensiero di Paolo, vedendone la forza dirompente, la forza esistenziale, la forza ecclesiale. Sappiamo d'altra parte che
chi legge l'intero epistolario di Paolo, anche la prima lettera ai Corinzi, per esempio, che è una lettera tipicamente pastorale. Ci sono riflessioni su problemi concreti di questa terribile città con la cui comunità cristiana Paolo ha avuto un rapporto tormentato, dicevo, una città che era come le nostre metropoli, anzi in questo caso una metropoli come Genova, perché era sul mare, frequentata, continuo transito di culture, di mentalità, di personalità, di etnie diverse, due porti, 600.000 abitanti, adesso una piccola città, allora era una delle grandi città del Mediterraneo. Ebbene, lì si vede Paolo concreto, ma io vorrei far riferimento invece al suo capolavoro teologico, quello che forse non tutti, anche voi, avete letto. Sono 432 versetti dei 2003 globali dell'epistolario, quindi una presenza rilevante. Vediamo un po' di costruire il cuore attraverso sette parole greche che accendiamo nel cielo del pensiero paolino come altrettante stelle che ci guidino a capire qualcosa di noi stessi, però, come uomini e come credenti. Innanzitutto le prime tre stelle che vorrei presentarvi, io le chiamerei quasi tre stelle nere, se così è possibile, perché sono negative. Cominciamo con la prima parola greca, sarx, questa entra anche in italiano. Sarcoma, sarcofago, sarx. Beh, nel greco è la carne rispetto al corpo, la carne fragile, anche Giovanni dice così, il verbo si è fatto carne, cioè si è fatto come gli uomini e le donne del mondo, fragili, caduchi, finiti. Per Paolo invece, ecco, la lingua plasmata. Sarx vuol dire invece il principio del peccato. È come se fosse, immaginate, una terra del tutto bruciata, una base che è dentro di noi, delle sabbie mobili sulle quali noi siamo e che sprofondiamo. La radice profonda nostra, la nostra base è una base di male. Paolo è pessimista, radicalmente pessimista, e vedremo poi diventerà alla fine radicalmente ottimista. Ebbene, la sarx, la carne, principio di peccato, qui non c'entra la sessualità, la carnalità, no? È il principio del peccato. Secondo, un'altra parola che è amartia, peccato. Se vogliamo usare un'immagine, pensiamo alla virulente forza della zizzania che inquina il campo del mondo, ricordate la parabola di Cristo, cioè su quel terreno noi continuiamo a far fiorire il male, il peccato. I peccati personali si aggiungono alla base del peccato di fondo, del limite di fondo, del male di fondo. Carne, sarx, amartia, peccato. Terzo, l'uomo. Dice Paolo, che cosa fa? Evidentemente ha il desiderio di liberarsi dal male. E allora che cosa tenta di fare? Provate per un momento a seguire che l'immagine che ho usato io prima, l'immagine delle sabbie mobili. Quando uno è sulle sabbie mobili, per salvarsi come fa? Tendenzialmente, spontaneamente, alza le braccia verso l'alto, tentando di autosollevarsi, e precipita di più muovendosi, tenta di autosalvarsi. Ecco allora Paolo che introduce una parola che era per gli ebrei fondamentale, e un po' anche per tutte le culture, la legge, nomos, la legge, le opere della legge, il salvarsi da soli, con le proprie opere, anche opere buone, è una liberazione, l'autoliberazione. E che qual è il risultato di queste prime tre stelle nere, oscure? È che noi
continuiamo di più ad essere inghiottiti da quel gorgo. Quindi carne, sarx, amartia, la zizzania del nostro male, ecco poi l'illusione di salvarci, di autosalvarci, nomos, la legge. È a questo punto che Paolo introduce quattro altre stelle, che sono l'esatto antipodo, ciò che cancella quella miseria, che fanno di Paolo poi un grande ottimista. Lui che è partito da questa analisi, da questa, lui a un certo momento nella lettera ai Romani descrive la frantumazione radicale che è dentro di noi, la miseria che tocca l'ebreo e il greco, l'uomo e la donna, lo schiavo e il libero. Prima parola positiva, prima stella della nuova serie, è la parola, una parola fondamentale in Paolo, la parola charis, grazia. Sentite, forse riuscite da soli a capire che cosa ha dato origine la parola charis poi nella nostra, nel latino prima, nella nostra lingua. La parola carità, charis, carità. Charis nel mondo greco voleva dire il fascino, la grazia esteriore. Tant'è vero che anche nelle lingue europee c'è ancora, deriva da charis, due parole del francese e dell'inglese. Charme e charm derivano da charis, è il fascino esteriore. Per Paolo invece il significato plasma la lingua, dicevo, è la carità, è l'amore, che poi entrerà anche in italiano, perché caro e carezza derivano da caris in italiano. Quindi ecco che s'accende una luce, o meglio, c'è una mano di chi sta sulla rupe sicura e non sulle sabbie mobili, e ti prende e ti solleva. Ti prende, ti estrae dalla sarx e dalla martia. È la grazia divina che in Cristo, entrato nel mondo, ci strappa dalla nostra infelice situazione. Ma a questo punto ci strappa in maniera automatica? L'uomo è semplicemente un oggetto come una stella recuperata, un sasso recuperato da Dio? Ecco l'altra parola, parola famosa per Paolo, a cui Paolo dà un'impronta nuova. Pistis, la fede. L'uomo, con la sua libertà, deve accogliere quel dono. L'uomo nella sua libertà può anche rifiutarlo, può anche essere incredulo. Ecco allora l'accoglienza del dono. Certo che se Dio non entrasse nelle nostre strade, se non bussasse le nostre porte, come dice il libro dell'Apocalisse, Apocalisse 3:20, noi rimarremmo sempre seduti a tavola nel nostro piccolo mondo e continueremmo questa nostra vita rinchiusi in noi stessi. Però vedete, anche il libro dell'Apocalisse dice: se uno ascolta la mia voce, mi apre e mi fa entrare, io cenerò con lui e lui cenerà con me. Charis e pistis, grazia e fede. E a questo punto stiamo avviandoci verso la fine della salvezza, della trasformazione di questa creatura così misera. Perché una volta che si sono incrociati, intrecciati, abbracciati, charis e pistis, grazia e fede, ecco che allora scatta quella che Paolo chiama con un termine giuridico, a cui dà un significato completamente diverso, di origine biblica in verità, termine giuridico greco, la dikaiosune, o dike, la giustificazione. Avrete sentito questo termine nel dialogo soprattutto col ecumenico, col mondo luterano, col mondo protestante.
La giustificazione è l'essere giustificati, essere giusti perché trasformati dalla caris che noi abbiamo accolto. È la creatura nuova, l'uomo nuovo che Paolo esalta, quello che esce dal sepolcro di acqua del fonte battesimale, l'uomo redento, giustificato, giusto, reso giusto da Dio. E alla fine, ecco allora l'ultima parola che io vorrei introdurre, la settima parola, la parola pneuma, spirito. Pneuma è famosa questa parola, e Paolo in pratica dice, se vogliamo stare sempre alle immagini, come ora dalle mie labbra esce il respiro e dalle vostre labbra esce il respiro della vita fisica, quello che ci è stato dato dai nostri genitori quando siamo nati, così il credente ha dentro di sé, dal giorno del battesimo, ha un altro respiro, che non si vede naturalmente, ed è il pneuma, soffio vuol dire pneuma, respiro, ed è il segno della vita stessa di Dio. Giustificati, siamo figli adottivi di Dio, lo ripete due volte nella lettera ai Galati e nella lettera ai Romani. Per cui dentro di noi c'è questa nuova vita, che è la vita stessa del Figlio, il Figlio di Dio, Gesù Cristo. Ecco, abbiamo descritto, se volete, un ritratto dell'uomo redento, dell'uomo e della donna redenti, attraverso il cuore della visione paolina. Provo a far passare davanti a voi ancora questo itinerario, che è l'itinerario della nostra realtà, realtà di miseria profonda, realtà di gloria, di trasfigurazione, di trasformazione per il passaggio di Cristo, che è la epifania della grazia divina. Ecco allora, da un lato, la sarx, la nostra carne, il nostro terreno misero, che alimentiamo con la martia, col peccato nostro, e che illusoriamente cerchiamo di esorcizzare con le nostre opere, opere che non ci liberano dal male profondo che è in noi. Ma ecco apparire all'orizzonte la grazia, caris, che noi accogliamo nella pistis, la fede, e ci trasforma in uomini giustificati, di caiosune, per diventare poi figli di Dio con questo nuovo respiro della vita di Dio, per cui chiamiamo Dio Abba, come dice Paolo, cioè babbo, perché dentro di noi c'è lo stesso filo del respiro della vita di Dio. Ecco, questa visione molto semplificata che ho voluto presentarvi di un pensiero che è molto più ramificato, vi fa vedere come Paolo da un lato ci mette, ci costringe a guardare in profondità nel nostro groviglio di vipere che è dentro di noi e che tante volte anche la cultura, la società moderna tende a cancellare o a ridurre a fenomeni marginali, pronta però a riconoscere di fronte a certe esplosioni del male che esiste qualcosa di segreto nell'interno dell'esistenza umana, indecifrabile. Ma dall'altra parte Paolo è anche il cantore della libertà, della liberazione, della trasformazione, della trasfigurazione nostra. A questo punto arrivo all'ultimo momento della mia riflessione. E l'ultimo momento della mia riflessione lo voglio affidare, in questo caso, al vecchio Paolo, Paolo che sta chiudendo la parabola della sua vita. E qui abbiamo ancora, se volete, un ritratto di Paolo,
ma in questo caso il ritratto dell'Apostolo che guarda la sua vita. All'inizio ho presentato il ritratto di Paolo agli inizi, la sua cultura, la sua vocazione, quindi l'avvio. Ora presento invece la finale, la conclusione, ed è uno sguardo retrospettivo. Mi affido a un testo che è nella seconda lettera a Timoteo, capitolo 4, versetti 6-8, un testo celebre, è il testamento di Paolo. È un testamento che è affidato a quattro immagini suggestive, molto vivaci, che ancora una volta mostrano come Paolo sappia anche rappresentare in maniera simbolica la sua esperienza. Guarda la sua vita e dice: primo, il mio sangue sta per essere versato in libagione. Ecco, vedete, questa immagine che egli usa è un'immagine significativa, perché la libagione, come ben sapete, era il braciere, carboni ardenti, si faceva scendere l'incenso, l'olio, il vino anche, ed esalavano completamente verso l'alto, verso Dio. È quello che dicono gli studiosi, chiamano il sacrificio per transfert, cioè il fedele si rappresenta in quell'incenso che va, che evapora totalmente a Dio, sale a Dio come offerta. Paolo dice: io la mia vita l'ho consumata tutta e ora sto per dare anche l'ultima goccia. Seconda immagine: è giunto il momento dell'analisis, analisis. In greco questo termine indica due cose: lo sciogliere le vele per la navigazione, oppure l'atto dei nomadi che migrano e che sciolgono la tenda e si mettono in viaggio, prendono i teli, li sciolgono perché devono partire per la transumanza. Paolo cioè sente che ormai davanti a lui c'è un poi. Lui di solito chiama il poi tutto il tempo dopo la sua vocazione, il prima e il poi, ma c'è un altro poi che è quello che noi chiamiamo in teologia l'escatologia, cioè il futuro, l'orizzonte che è davanti a lui. Lui che ha continuamente navigato per i mari, mare Mediterraneo, naufragando a Malta, lui guarda anche la sua vita come ormai aperta. Vedete, una vita che ha un senso. Il fiume della sua vita ha un estuario che non è il baratro del nulla, ma è invece l'orizzonte che lo attende, Cristo. E allora ecco, è giunto il momento ora di sciogliere le vele e di fare un altro viaggio nel grande mare di Dio. Diceva un mistico spagnolo, Fray Luis de León, commentando proprio questo passo, diceva: «En Dios se descubre nuevos mares quando mas se navega». In Dio si scoprono sempre nuovi mari quanto più si naviga. Paolo aveva scoperto tanti mari e ora è l'ultimo mare. Terza immagine: ho combattuto la buona battaglia. Ecco, e questa è l'immagine, un'immagine militare che Paolo usa spesso quando rappresenta per esempio l'attrezzatura del credente con immagini militari, ma naturalmente queste immagini, scudo, elmo, corazza, sono l'esatto contrario delle armi offensive, sono invece la pazienza, l'amore, la virtù e così via, quindi la parola di Dio. Ecco, egli rappresenta però la sua vita come una lotta. Ha la consapevolezza, Paolo ci ha messo proprio di fronte all'esigenza di un cristianesimo che non può stingersi nella pallida, in una pallida pratica religiosa,
Paolo è colui che esalta per eccellenza la testimonianza, la martiria, fino appunto al martirio. E da ultimo ho terminato la corsa e ho conservato la fede. Vedete, la vita come una corsa, la vita di prima. Ora c'è la navigazione, ma la vita di prima, una corsa. Tra l'altro, in greco, Paolo scrive, qui usa quasi una rima. In greco sentite, dromon teteleca tempistin tetereca. Ho consumato, ho concluso, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Fede e corsa insieme. Lui ama spesso, più di una volta Paolo usa le immagini sportive, qualche volta anche in maniera un po' brutale, anche nel suo carattere, quando usa il verbo ipopiazzo. Dice, io non do pugni nel vuoto, ma in greco dice colpisco sotto l'occhio, punto più debole, più delicato. Cioè la mia è stata una vera e propria, un vero e proprio pugilato contro il male. E qui invece usa l'immagine della corsa nello stadio, perché poi parlerà della corona. Una vita, vedete, tutta consumata per questa vocazione, per questo impegno. Per cui egli diventa anche il modello che noi abbiamo di fronte per guardare e confrontare la nostra inerte forse esistenza cristiana. Paolo, nell'interno dei suoi scritti, ininterrottamente ha usato la parola per far fremere, per polemizzare anche, per scuotere. Qualche volta persino ha creato la tensione, ma sempre perché la donazione fosse piena. E allora, giunto a questo punto, io concludo la mia riflessione, i tre momenti di questa riflessione: l'inizio di Paolo, la sua parola, il suo messaggio, la sua biografia finale di testimone e di apostolo in senso pieno. E vorrei finire allora con due testimonianze diverse tra le tante che si possono prendere attorno alla figura di Paolo. La prima è di un autore più vicino a noi, l'ultima invece sono le sue parole. Lasciamolo finire lui questa sera, in questo ritratto, sia pure così imperfetto, limitato, che io ho fatto questa sera davanti a voi. La prima è la testimonianza tra le tante che si potrebbero prendere. Io ero incerto, sono incerto adesso se prendere, per esempio, voi sapete che Pasolini voleva fare un film su San Paolo. Abbiamo tutta la sceneggiatura, quasi completa, è stata pubblicata nel 1974, mi pare, la sua, o se forse anche dopo, nel 77 è stata pubblicata, perché nel 74 era ancora vivente. L'ha lavorata nel 72, nel 74, e voleva fare un Paolo che vivesse nelle grandi città, New York, Berlino, Roma, attuale. E lui faceva una considerazione, Pasolini, veramente sorprendente, perché diceva: Paolo ci ha insegnato il contrasto tra la santità e l'attualità. Noi siamo convinti, la politica cerca in tutti i modi, la società, la cultura contemporanea, che l'attualità è fondamentale. Pensate alla televisione. Ebbene, Pasolini diceva, non c'è nulla di più astratto della cosiddetta attualità che ci insegnano. La santità, che sembrerebbe essere, dalla pregazione di Paolo, dice, la cosa che sta sopra, sospesa, è in verità la realtà che più incide in profondità nell'interno della storia. E lui lo vedeva nella figura di Paolo.
Una bella intuizione questa. Ma io invece voglio citarvi allora una testimonianza di un autore lituano morto nel 1939, Milos, il quale ha scritto un dramma intitolato Saulo di Tarso e metteva in bocca a Paolo questa descrizione della sua vocazione. E penso che sia importante perché è il tema della grazia. Ritorniamo anche noi ad avere, a celebrare il primato di Dio. Ce l'ha ricordato anche il Papa nell'interno della sua ultima lettera. Si parla poco di Dio, è uno dei temi fondamentali. Il primato di Dio. In principio c'è l'epifania, dice Paolo, la teofania. C'è la grazia. Io sono un uomo che ha incontrato il divino, quella dimensione che ti si abbatte addosso come uno sparviero e ti fa suo prigioniero, ma prigioniero di luce. È qualcosa che si impossessa della persona, che entra, che ti irradia. E ho detto però l'ultima parola la lasciamo a lui e non c'è modo migliore per lasciare la sua parola nell'immensa distesa delle sue lettere se non quella di riproporre ancora la figura di Cristo così come egli ce la presenta e come ce l'ha presentata. Questo sarebbe interessante sentire da voi che siete qui. Da voi fedeli questa sera, quanti dei vostri parroci, preti, oggi hanno commentato questo brano di Paolo, che è un brano capitale nell'interno dei suoi scritti. Era nella liturgia di oggi, la seconda lettura. Se non è stata commentata, allora questa sera lo riascoltiamo. Perché è un po' quasi anche la sintesi del discorso che io ho fatto questa sera, ma detto da lui. Mentre i giudei invocano i segni, chiedono i segni, le prove, i miracoli, e i greci invece investigano, cercano la sapienza, l'intelligenza, il sistema di pensiero. Noi annunciamo Cristo crocifisso, una parola che adesso per noi è diventata una parola comune, ma allora era la condanna a morte, servile supplicium, tacito. Il supplizio degli schiavi e dei terroristi, i rivoluzionari antiromani, quindi una morte infame. Noi annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stupidità per i pagani, moria, stupidità, ma per coloro che sono chiamati, vocati, sia giudei sia greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio, la vera potenza e la vera sapienza. Grazie.
Grazie Eccellenza, a nome di tutti. Dicono che i genovesi sono un po' freddi, ma in questa occasione hanno dato del loro meglio. Grazie perché davvero la figura che lei ha delineato non è certo quella di un teologo astratto, freddo e razionale, distaccato, ma al contrario quello di un uomo appassionato e conquistato da Cristo. Questa è la testimonianza che lei ha dato a noi questa sera. Come certamente in molti è cresciuto il desiderio di conoscere meglio l'Apostolo Paolo proprio leggendo le sue lettere a partire dalla grande lettera ai Romani. Adesso ascoltiamo alcune domande che forse permetteranno di entrare in argomenti maggiormente specifici. Buonasera Eccellenza, grazie di quello che ci ha detto. Volevo chiedere questo, lei ha accennato appunto al grande senso di appartenenza di Paolo al suo popolo, la sua dimensione culturale ebraica. Dall'altra parte sappiamo che in tanti passi delle sue lettere è anche in polemica con i giudei, con la mentalità farisaica a cui lui stesso appartiene. Allora mi chiedevo un po' questo, le volevo appunto porre questa domanda. Nell'orizzonte del dialogo tra ebraismo e cristianesimo, di cui un po' anche questo discorso di Paolo fa parte, com'è possibile un po' integrare la figura di questo apostolo? Costituisce una difficoltà oppure invece, se è possibile, in che modo? Grazie. Beh, la domanda è significativa e devo dire che da sempre ha travagliato il rapporto tra il mondo cristiano e il mondo ebraico. Si potrebbe costruire quasi un'intera letteratura che parte dalle origini stesse, dai primi secoli, una letteratura di tipo polemico nei confronti del mondo, da parte del mondo ebraico nei confronti di Paolo, naturale anche. Uno dei primi, delle prime testimonianze, cerca anche di tessere attraverso forme anche di ironia, di sarcasmo, di tessere il tradimento, di giustificare quasi il tradimento di questo figlio di Israele, ho ripetuto che è profondamente legato, egli dichiara di essere profondamente legato al mondo ebraico. Per esempio si affermava che alla base ci fosse, come secondo il noto principio del Cherchez la femme, ci fosse stato il rifiuto da parte di una figlia del sommo sacerdote di impalmare Paolo, di sposare Paolo. E da quel momento Paolo allora sceglie questa via, la via di questa nuova setta che era quella cristiana. La polemica perciò nasce, si sviluppa, poi anche un po' si stempera, anche perché l'accento viene spostato sulla figura di Gesù e allora Paolo dall'ebraismo viene considerato sì come un traditore, ma anche come colui che ha scelto di rappresentare un mondo che era quello del cristianesimo gentile, pagano, di origine pagana, mentre sappiamo per i primi secoli cristiani, i primi secoli dell'era cristiana, un gruppo giudeo-cristiano conservò un suo legame strettissimo con la sinagoga, al punto tale quasi da confondersi con essa, diventando cioè una corrente del giudaismo. C'è un giudeo-cristianesimo, non solo quello che noi troviamo nel Nuovo Testamento e che è una ricchezza della comunità cristiana delle origini, come c'è la Chiesa che viene dai pagani, c'è la Chiesa che viene dalla radice di Israele, così però ci fu anche un giudaismo, un cristiano che si rinchiuse in se stesso fino al punto tale di scomparire poi nell'ebraismo.
Ecco, io devo dire che a questo punto, per venire, per risolvere la domanda che mi è stata rivolta, devo dire che progressivamente il mondo ebraico ha cominciato a reinterrogarsi su Paolo. C'è un'opera anche abbastanza significativa di un rabbino americano intitolato Il nostro fratello Paolo. Uno studioso, invece cristiano in questo caso, Sanders, ha cercato di mostrare come alla fine molte componenti del pensiero di Paolo non sono così radicalmente opposte alle concezioni farisaiche, soprattutto poi il suo sistema di argomentazione, di elaborazione teologica. In verità, però, bisogna dire che, ed è giusto anche riconoscere questo, che come egli considera la componente ebraica fondamentale, ripeto ancora, si leggano i capitoli dal 9 all'11, fondamentale per il cristianesimo, non solo perché cita anche continuamente l'Antico Testamento, ma proprio perché il popolo ebraico a cui appartiene la prima alleanze, le promesse, i patriarchi, come dice lui. Ebbene, oltre a questa affermazione profonda, dobbiamo anche riconoscere che Paolo introduce una svolta fondamentale a due livelli. E quindi questo ci dimostra, da un lato, che il dialogo interreligioso ha sicuramente una sua efficacia, un suo terreno per quanto riguarda il popolo ebraico, la matrice che dobbiamo sempre conservare. Paolo dice: io vorrei essere anatema da Cristo, al massimo, è quasi paradossale, pur di poter salvare i miei fratelli, fratelli dai quali è venuto Cristo secondo la carne, gli ebrei, quindi l'amore viscerale da ebreo per gli ebrei. Però al tempo stesso ha due livelli. Primo è il livello della cristologia, che ho ricordato, e secondo è, a mio avviso, il livello della concezione dell'etica, della morale. Perché, se vedete bene, nel mondo giudaico la osservanza della legge, nomos, ricordate, è fondamentale nell'intreccio per la salvezza. L'uomo è quasi l'artefice del primo passo. Certo, c'è Dio anche per Israele che è sopra, che è il primo che chiama, però l'uomo è fondamentale al punto tale quasi da prevenire Dio e da costringere Dio a riconoscere, notificare il suo impegno attraverso le opere. Per Paolo invece la morale è il frutto, è la conseguenza. Proviamo a dirlo in una maniera, con un'immagine che qui capiscono soprattutto bene i genitori che sono qui. Non si diventa madre o padre perché si cercano di fare, di compiere delle opere che in qualche modo ci diano questo titolo, come si fa per la carriera invece. Il padre e la madre compiono opere di padre e madre perché tali sono diventati attraverso la generazione. Se noi abbiamo accolto la grazia che opera in noi, noi non possiamo non avere, come dice Paolo, i frutti dello Spirito. Lui evita l'espressione, parla le opere di morte, quelle del peccato, e parla dei frutti dello Spirito, lettera ai Galati, per esempio, che nascono spontaneamente quando io ho generato un figlio. Soprattutto le madri, questo, non possono, non sono madri snaturate. Sarebbe. Il nostro cristianesimo, se non avesse la morale dopo, la testimonianza operosa, sarebbe non vero nella sua origine, sarebbe snaturato. Ecco, questo direi
è l'elemento quindi da un lato che ci permette di riconoscere il rilievo nel dialogo anche interreligioso della figura di Paolo, soprattutto per questo suo ardente amore per il suo popolo, per la sua tradizione e anche per il suo pensiero. Ma dall'altra parte il riconoscimento che c'è la figura di Cristo e il primato di Dio. Finisco con una bellissima, curiosa frase della lettera ai Romani, capitolo 10, versetto 20, se ricordo bene. Paolo si stupisce lui stesso e dice, cita il profeta Isaia, e dice: il profeta osa dire, il profeta Isaia, e lo cita: io, dice il Signore, mi sono fatto trovare anche da quelli che non mi cercavano. Io ho risposto anche a quelli che non mi invocavano. E per Paolo questa è una frase folgorante. E si stupisce lui stesso, perché quella è il cuore anche del suo messaggio. In principio c'è lui. Vede, anche quelli che non mi cercano, invece un certo giudaismo, prima devi cercare Dio e Dio ti risponde e ti salva. E invece Dio va per le strade del mondo, lui lo sapeva bene Paolo, ti incrocia. È per questo che Dio cammina per le strade della storia ed è in agguato. Buonasera Eccellenza, sono un seminarista studente della Facoltà Teologica. Affrontando l'esegesi della lettera ai Romani, si incontra immediatamente nel primo capitolo il contrasto tra giustizia divina e ira di Dio. Le vorrei chiedere appunto una precisazione terminologica riguardo di questa ira divina che viene rivelata, un po' nel contesto della grande tematica teologica tanto cara a San Paolo, della buona relazione, dell'amicizia con Dio, dell'uomo con Dio e della sua volontà di salvezza. Grazie. E questo, il termine, tra l'altro il termine ira di Dio tradotta così non è corretto, ma non esprime probabilmente tutte le sfumature del greco orghè. L'orghè, noi poi in italiano ha acquistato un tutt'altro significato, l'orgia. Orghè è anche una qualità positiva nel greco. Nella letteratura greca classica lo si può dimostrare abbastanza bene. Per esempio, colui che è il grande oratore, che è spinto a intervenire e quindi anche a polemizzare eventualmente da una orghè, che è una forza interiore. Paolo però, quindi, è la grande azione divina, una grande azione che ha al suo interno indubbiamente la categoria del giudizio, che è propria anche della teologia biblica. Allora l'umanità, ecco il concetto che intreccia adesso queste due dimensioni, l'umanità così come la descrive Paolo, soprattutto il capitolo primo e secondo, primo in particolare, della lettera ai Romani, è proprio sotto un cielo tenebroso. Si leva il manto, il velo, la sindone oscura, il velario, il sudario che c'è sul male del mondo e si vede che cosa c'è sotto. E Paolo elenca questo male, questo fiume lutulento quasi, che è quello della storia, sia dell'ebreo sia del pagano. E su questo allora incombe il giudizio di Dio. E il giudizio di Dio è appunto questa orghè che deve condannare il male, che non può essere indifferente nei confronti del male,
che quindi fa parte, questa orghè, fa parte strutturalmente della giustizia, come la intendiamo noi. La giustizia che giudica, la giustizia che condanna, la giustizia che punisce. Ma ecco che subito dopo Paolo, nei capitoli seguenti, introduce un'altra giustizia. La chiama giustizia perché è il linguaggio biblico in questo caso, si dimostra ancora ebreo. È la famosa tzedek, tzedakah dell'Antico Testamento, che è in realtà la giustizia che salva, la giustizia che libera, nel senso che Dio vuole rendere, Dio che è giusto, lo è non soltanto perché condanna il male, ma anche perché è fedele nel liberare dal male, come ha liberato Israele dalla schiavitù d'Egitto. E quello è un atto di giustizia di Dio. Il Dio giusto è il non soltanto il Dio giudice, ma è il Dio salvatore. E allora sulla base, vedete, di queste due categorie che sono espresse alla fine nell'Antico Testamento con una parola sola, Paolo in pratica ci permette di vedere come non c'è soluzione di continuità tra il Dio giusto che giudica il male e il Dio giusto che giustifica la sua creatura liberandola dal male. È sempre lo stesso Dio giusto. Per questo allora l'ira, quell'ira, riacquista sì il colore e il sapore di una condanna nei confronti del male, ma già in un certo senso ha dentro di sé quel turgore che io dicevo come significato presente nel mondo classico, che ci permette di comprendere poi la giustizia che salva, l'ardore del Dio salvatore. Il volto di Dio, e concludo, il volto di Dio secondo Paolo perciò è un volto che ha in sé, molto spesso lo si vede, tutta la severità del Dio consapevole del male del mondo, consapevole del male dell'umanità, del male di questa creatura libera, ma al tempo stesso il concetto di Dio di Paolo è il più aperto possibile, libero possibile dalle braccia immense, proprio perché ha il Cristo che è entrato nella storia per non essere compagno di viaggio. Qualche volta l'immagine dell'incarnazione che noi abbiamo dato è quella di un Dio che si curva, si china, è accanto a noi, è con noi, Emanuele. Beh, no, il concetto di incarnazione è molto più forte, è molto più drammatico, e Paolo ne è consapevole. Vedi Filippesi 2, l'inno famoso. È un Dio che in Cristo, nel Figlio, diventa radicalmente uomo, con tutto quello che comporta essere uomini. Deve assumere su di sé tutto il male di quella umanità. Deve assumere soprattutto la nostra carta d'identità, che oltre al peccato, dicevamo, è la morte, il dolore e la morte, il morire. E quel Figlio di Dio, anche quando è cadavere, quindi veramente creatura umana, come le creature umane, in quel momento non cessa di essere il Figlio. Ed è per questo che sboccia l'alba di Pasqua, la salvezza, proprio perché Egli ha attraversato la nostra finitudine, il nostro male, la nostra morte, e l'ha attraversata
non standone sopra e sollevandoci ogni tanto con qualche gesto d'amore, perché quella mano che ci entra dentro di noi dall'interno, è Cristo che ci solleva e ci trasforma dall'interno. Ebbene, è entrato dentro di noi per trasformare profondamente l'umanità. Ed è questa la parola redenzione, un atto di amore profondo ed estremo, che ha nella morte di Cristo il segno più visibile della vicinanza estrema e suprema a noi, ma non la vicinanza di un uomo qualsiasi, pur eroico, la vicinanza di colui che continua ad essere il Figlio di Dio e quindi fa esplodere la nostra mortalità e la nostra miseria. Buonasera Eccellenza, anch'io sono un seminarista studente della Facoltà Teologica. Quest'anno stiamo affrontando nel seminario di patrologia la figura di San Paolo, secondo la lettura dei padri della Chiesa. Alla luce di questo, le vorrei chiedere alcuni suggerimenti e in particolare, quali aspetti della teologia e della spiritualità di San Paolo, secondo lei, sono stati ripresi e messi in maggior luce dai padri? In più, sappiamo che i maggiori commentatori pateristici paolini sono stati e sono San Giovanni Crisostomo e l'Ambrosiaster. È vero? Ci può dire qualcosa a proposito di loro? Grazie. Ma questo è un po' al di fuori del campo delle mie competenze, però devo dire che io aggiungerei anche indubbiamente la figura di Agostino come un altro dei grandi commentatori o comunque più che commentatore, uno che ha respirato profondamente lo spirito di Paolo. E vorrei in maniera particolare ricordare che nell'interno della tradizione patristica sono soprattutto tre elementi che fioriscono spesso. Da un lato certamente la figura di Cristo, così come Paolo l'ha proposta, e che ha permesso poi questa grande elaborazione che la tradizione della Chiesa successiva ha fatto. Il secondo elemento è l'elemento del cristiano e della Chiesa. La figura del cristiano e della Chiesa, della comunità ecclesiale. Il cristiano come nella sua avventura spirituale profonda, nella sua dimensione di salvezza fin dalla sua origine battesimale, e dall'altra parte la Chiesa come la comunità. Paolo, d'altronde, è colui che elabora un concetto di Chiesa particolarmente vivo e intenso. Pensiamo soltanto che cosa vuol dire il ricorso nella prima lettera ai Corinzi, alla simbolica somatica, al corpo, per riuscire probabilmente con influsso in questo caso del mondo stoico, anche il concetto del corpo e delle membra, che poi rettificherà, completerà successivamente. Quindi, secondo tema, Cristo e il cristiano e la Chiesa. E da ultimo direi certamente Paolo inizia anche la via di una morale cristiana. Una morale cristiana che ha tante dimensioni. Pensiamo che cosa vuol dire, per esempio, raccogliere nella tradizione, questa soprattutto successiva, quelle liste, quei cataloghi che Paolo costruisce di vizi e di virtù, cominciando a delineare il comportamento esistenziale del credente, il frutto dello spirito, come dicevamo prima, e quindi dando il via anche a una morale che poi avrà anche tante applicazioni. Pensiamo che cosa vuol dire per Paolo i codici della vita familiare, della vita sociale, dei vari stati, degli stati di vita. Pensiamo a quella riflessione che fa, per esempio, sul matrimonio e la verginità.
nell'ambito della sua visione morale più ampia. Nella lettera ai Corinzi, capitolo 7 della prima lettera ai Corinzi, con quelle riserve, quei limiti che sono condizionati dalla Chiesa a cui parla, uomo di Chiesa in un contesto come era il contesto della Chiesa in cui parlava, questa Chiesa che aveva dal punto di vista sessuale delle situazioni veramente imbarazzanti. Paolo, da questo si vede chiaramente come non fosse il teorico astratto e distaccato, affronta anche nell'interno della comunità di Corinto un problema. Noi adesso ai nostri giorni abbiamo visto cos'è stato per alcune nazioni, per le chiese, quale dramma, quale tragedia, la questione dei preti pedofili. E riprendiamo, prima lettera ai Corinzi, nella comunità di Corinto c'è un problema, l'incestuoso, un incesto che è palese, pubblico nell'interno della comunità, e Paolo lo affronta senza imbarazzi, con rigore anzi. Però abbiamo capitolo 5 della lettera agli Efesini una lettura del matrimonio in una prospettiva di grandissimo respiro rispetto a quella del capitolo 7 della prima lettera ai Corinzi, dove i problemi erano naturalmente molto più contingenti e immediati. Ecco, questa dimensione della morale, che è sempre comunque fondata su quella grande sorgente, fa sì che alla fine la teologia di Paolo possa, sia stata nell'interno della tradizione cristiana in genere, io dico, una grande via per poter elaborare non soltanto un sistema di pensiero, ma un vero e proprio sistema di vita. E Giovanni Crisostomo, nel commento che fa alla prima lettera ai Corinzi, rappresenta Paolo in una maniera così entusiasta e così possente, vero e proprio artefice della navigazione della Chiesa. L'immagine che usa è quella di un navigatore che, con aspetti quasi anche da combattente, che ora è a prua, ora è a poppa, continua contro i venti, contro tutto per raggiungere tutti. Ecco, ha rappresentato forse bene questa funzione dell'apostolo, capace di guidare il percorso della comunità cristiana lungo i sentieri d'altura del pensiero, della fede piena, alta, la fede cristologica, ma anche lungo le strade delle valli dell'esistenza. Grazie Eccellenza. Stiamo arrivando alla conclusione della nostra serata. Credo che staremo tutti volentieri ancora ad ascoltarla, perché non solo ci ha rappresentato molto bene una sintesi di teologia paolina, ma ci ha reso Paolo presente, ce l'ha fatto parlare di tantissimi argomenti, direi soprattutto però del primato di Dio e della centralità di Cristo. E questo è un regalo che è veramente grande per la nostra vita, per il nostro cammino quaresimale. Ascoltiamo adesso il saluto finale di Sua Eminenza, il nostro Cardinale Arcivescovo. Grazie Eccellenza per la sua disponibilità tanto generosa, perché fra i suoi numerosissimi impegni e richieste da ogni parte d'Italia, ma penso anche all'estero, di incontri, conferenze, relazioni, ha dato spazio a Genova per concludere nel modo più bello quel ciclo di incontri in questa splendida cattedrale, di dialogo, di incontro con la città, con la comunità cristiana, con la città di Genova, su alcune tematiche particolarmente attuali
tra queste certamente la figura dell'Apostolo Paolo, in questo anno paolino, è di una attualità grande, anzi direi grandiosa, direi sia per la nostra vita di cristiani, di credenti, ma più a largo anche per l'umanità, per la civiltà, per la cultura. Vorrei sottolineare delle cose che ci ha magistralmente richiamato e presentato con tanta passione anche di cuore, oltre che di intelligenza e di dottrina, la grande iniezione di fiducia che ci ha dato questa sera proprio a partire dall'Apostolo Paolo, richiamandoci al primato della grazia come fondamento e condizione per un corretto agire morale, cioè coerente con la fede ricevuta, coerente con il discepolato, la sequela Christi, ricordandoci che ciò è possibile proprio perché parte, si fonda e si rifonda continuamente purificandosi nel rapporto con Cristo e nel dono della grazia, cioè del suo amore, della sua forza, che ci dona il soffio dello Spirito. Ne abbiamo bisogno tutti, e in modo particolare questo suo richiamo è quanto mai opportuno nel cammino quaresimale, in cui tutta la Chiesa viene chiamata a una rinnovata conversione del cuore della vita. Conversione del cuore della vita che senza il fondamento, la sorgente perenne della grazia, veramente sarebbe affidata solo alla nostra buona volontà, che è sempre insufficiente e fragile. Vorrei anche ringraziare Sua Eccellenza perché domani si fermerà ancora con noi e guiderà la giornata di aggiornamento del nostro clero ancora sulla figura di San Paolo. E questo quindi diventa una grazia ancora più grande, e anche per questo, ma lo faremo anche domani, tra noi sacerdoti rinnoveremo la nostra gratitudine. Voglio rallegrarmi naturalmente con la facoltà teologica, la sezione di Genova, il suo preside, Monsignor Doldi, e l'ufficio cultura della nostra diocesi, con il suo responsabile, il direttore, padre Mauro Di Gioia, per questa conclusione, questa iniziativa che va a coronare, ecco, gli incontri di Cattedrale Aperta. Ogni anno Eccellenza, la facoltà teologica, mette insieme, propone una iniziativa di questo tipo, in questo luogo, ecco, in altre sedi, e questo è un segno, ecco, della vivacità, della vitalità, della intenzione, della tenacia della nostra facoltà teologica. Così anche il nostro ufficio, ecco, cerca ogni occasione opportuna e t'importuna, potremmo dire ancora con San Paolo, per offrire alla diocesi delle occasioni di riflessione e delle proposte di approfondimento. Grazie a voi carissimi amici, è l'occasione bella intanto per ringraziare il Signore insieme, non solo di queste serate che vogliamo portarci nel cuore e nella mente per proseguire nella riflessione circa gli argomenti che abbiamo ascoltato, e questa sera in modo particolare dentro alla spiritualità, alla vicenda personale e alla grande teologia di San Paolo, affascinato, ghermito dall'amore di Cristo. Grazie per la vostra presenza. La vostra presenza non è soltanto una risposta ad alcune occasioni che la diocesi ha offerto alla diocesi, alla comunità cristiana e alla città. Non la interpreto solo come una risposta, ma l'interpreto la vostra presenza sempre così numerosa e attenta come una richiesta, cioè la richiesta di avere altri momenti nel prosieguo del prossimo anno pastorale di riflessione, di incontro,
a livelli di questo anno, proprio perché sentiamo il bisogno di stimoli, di arricchimenti, di proposte che possono aiutare la crescita della nostra fede e quindi della Chiesa, ma anche altresì la crescita della nostra riflessione, perché la fede sia sempre più pensata e quindi argomentata, per offrire a tutti in un dialogo sereno e convinto la plausibilità della fede cristiana e della vita cristiana. Quindi interpreto, ecco, la vostra fedeltà così numerosa e partecipe come un invito, uno stimolo, un incoraggiamento a pensare e a programmare per il prossimo anno pastorale. Vorrei ringraziare con voi il Signore e comunicarvi che domenica prossima, quindi una settimana, avremo il dono di una nuova ordinazione diaconale, non per il diaconato permanente, ma per il diaconato in vista del sacerdozio. Uno dei nostri seminaristi, l'unico per quest'anno, ecco, sarà ordinato diacono e poi, a Dio piacendo, appena possibile sacerdote. Mi sembra di parlare della pecorella di Uria, ecco, l'unica, però è una, ma è qualcosa, è un dono del Signore. Vogliamo accompagnare questo giovane con la nostra preghiera in questa settimana e poi verso il sacerdozio, e ancora rinnovare la preghiera insistente al Signore, padrone della messe, perché mandi numerosi e santi operai nella sua messe. E poi vorrei che vi ricordaste anche il giorno della messa crismale, il Giovedì Santo, è la festa di tutti i nostri sacerdoti, il Giovedì Santo. Gesù nel Cenacolo ha istituito l'Eucaristia e il sacerdozio, e noi ci vedremo Giovedì Santo al mattino, come sempre, per la consacrazione degli oli, per il battesimo, per la cresima e per i malati. Chi potrà venga per partecipare a questa grande celebrazione così significativa, dove il mistero della Chiesa si esprime in modo particolarmente evidente e coinvolgente, come ricorda il Concilio, attraverso il Vescovo e i suoi sacerdoti nella celebrazione eucaristica, proprio in questo santo giorno. Quindi è la nostra festa, del nostro sacerdozio. Ci facciamo gli auguri della Pasqua, naturalmente di una buona Quaresima per quello che rimane, e della Pasqua del Signore, che sia veramente occasione di risurrezione spirituale nella fiducia, nella gioia cristiana, nell'amore a Cristo, alla Chiesa. E poi ci avviamo verso la Pentecoste, grande, che compie il mistero della Pasqua, per poi avviarci alla solennità del Corpus Domini, che, come ricorda il Concilio ancora, il corpo del Signore, la Santissima Eucaristia, racchiude tutto il bene, tutto il tesoro della Chiesa. Grazie ancora.